Io sono un'insegnante della scuola secondaria di primo grado di Asti, insegno materie scientifiche, matematica e scienze, nella scuola Brofferio di Asti, che ha avuto 3 anni fa il finanziamento nel progetto Scuola Digitale del Ministero ANSAS, MIUR ANSAS, di classi 2.0. Ed è proprio una classe 2.0 che ha fatto questo progetto, la classe di cui io sono referente, che è un progetto triennale e stiamo ancora lavorando sul progetto che si concluderà quest'anno. Comunque non intendo dilungarmi adesso sul progetto perché preferirei entrare direttamente nel tema di questa giornata, no? Cioè il video nella didattica, l'uso e il riuso del video, io aggiungo anche realizzazione e produzione del video per usarlo e riutilizzarlo, perché così abbiamo fatto noi a scuola. Due sono le cose su cui io mi soffermerei. Il taglio dell'intervento prevede questi due momenti, cioè qual è il significato di realizzare, produrre, usare video a scuola e poi la modalità di diffusione di questi video, perché i video sono condivisi in rete, però poi si possono fruire in modo diverso, dal navigare nel sito, uno per tutti, YouTube, e andare a cercare i video che interessano, ad altre tipologie di scaricamento di questi filmati, di questi movie, per poterli poi vedere anche offline. Ed è su questo secondo punto che il mio progetto ha pensato a un discorso di modalità podcasting. Visto che mi piacciono tanto gli storytelling, anche il mio intervento avrà questo taglio. Girando per l'Italia e per l'Europa in camper con mio marito, mi è capitato, facendo alcune soste, alcune visite, di andare all'ente turismo per prendere il solito materiale che ti danno, e talvolta mi è stato detto: vuole mica scaricare delle audioguide? Sì, mi è successo anche recentemente nelle Marche, un convento, una cosa molto carina. E io avevo il mio lettorino di MP3, non ero ancora, parlo di qualche anno fa, non ero ancora attrezzata con iPod, iPad e queste cose, e iPhone, iPad, queste cose qui. Per cui il mio lettorino piccolissimo da 10 euro, che avevo preso, un tarocco dell'iPod, che però funzionava da Dio, solo per gli audio, per gli MP3. E dico: ma grazie, chiavetta, mi caricano questa cosa, io con il mio auricolarino mi sono visitata le cose, ho detto: ma guarda che bello. E in questo modo ho capito come la potenza di questa idea, no? Che ti permetteva di capire, apprezzare quello che stavi vivendo, di fare non il turista che guarda, d'accordo, è sempre bello, ma insomma avere un accompagnamento gradevole e di rendere questa visita più partecipata. Allora ho detto: ma qua è interessante, ora mi muovo, al prossimo viaggio, prima di partire, vado a vedere se trovo qualcosa in rete, me lo scarico prima, me lo porto dietro, così quando vado a fare... E quando andiamo a fare i nostri giri abbiamo le audioguide. E allora ho fatto una ricerca in rete e ho scoperto i podcast. In primis iTunes, no? Che ha tutta una sezione podcast, tra l'altro è tutto materiale scaricabile free. Quindi, e ho trovato alcune guide di alcune città, ma veramente poca roba. Non c'è molta roba in podcast free su questo argomento. E ho detto: guarda un po', questa qui è una cosa che manca, perché è un utility che potrebbe essere veramente usata. E poi ho cercato di capire cosa significava podcast, perché leggi podcast, senti parlare di podcast, tutti l'hanno già sentita questa parola. Però quando poi entro un po' in confidenza, qualcuno mi dice: scusa, ma che differenza c'è tra un audio, un video e un podcast? Perché non è così immediata la cosa. E oggi io proverò, facendovi vedere che cosa significa questo, no? Nell'estate 2009 facciamo con la scuola
partecipiamo a un bando, classi 2.0, non si sapeva neanche bene che cos'era, insomma lo portiamo a casa. 30.000 euro di finanziamento a 56 classi in tutta Italia, scuola secondaria di primo grado, poi è partita dopo la primaria e il secondo grado, l'anno dopo in una sperimentazione più breve, biennale, poi ridotta, io vedo qui alcuni rappresentanti, alcuni che hanno la classe 2.0, ridotta poi a un anno e mezzo. Comunque, sento questa cosa qua, andiamo al seminario con altri due colleghi di preparazione per questo, per questa classe 2.0, dottor Biondi ci dice: qui si tratta di volare altissimo, voi avete in mano questa sperimentazione e ve la dovete gestire, cioè cosa dobbiamo fare? Lo chiedete a me, siete voi che lo dovete fare, perché poi le altre 2.0 hanno già chiesto l'idea, noi siamo stati proprio i pionieri, no, di questo discorso. E ha anche aggiunto: non vi crediate che classe 2.0 significa dare un computer per bambino, perché vabbè, per carità, bellissima l'idea, però qui dice dovete volare più alto. Io non aspettavo che il via. Al che ho detto: benissimo, quale occasione migliore, non mi ricapiterà più nella vita un finanziamento di questo tipo. Perfetto, noi in questo progetto facciamo le audio video guide della città di Asti. Asti si presta a questo discorso qui, perché pur essendo una cittadina piccola è possibile fare un percorso di tipo artistico, più percorsi di tipo artistico a seconda dei periodi storici che la città ha attraversato, e quindi storico, guide di carattere ambientalistico, abbiamo diversi parchi, delle zone riservate del WWF, e diverse manifestazioni, soprattutto nel settembre astigiano, vede il Palio, vede questo rituffo nel Medioevo, molto anche vissuto dalla città. Abbiamo addirittura pensato a una guida che permettesse poi a chi la vedeva di scegliere tra le più antiche pizzerie della città, visto il turista dice: ma perché no, facciamo anche le pizzerie. Siamo andati con i ragazzi a parlare con i gestori delle pizzerie, poi gli abbiamo detto: vi facciamo pubblicità, voi in cambio poi cosa ci date? Siamo andati a chiedere qualcosa, perché che poi è finito in beneficenza, perché la scuola si è presa carica di adozione a distanza, quindi c'è stato anche questo discorso educativo molto bello, cioè i ragazzi hanno prodotto le guide, consumato le guide, venduto, tra virgolette, hanno anche ricavato qualcosina delle guide a scopo beneficio, quindi c'è un discorso educativo che secondo me vola veramente alto. E addirittura abbiamo fatto una guida musicale perché De André, ha vissuto l'infanzia ad Asti, a Revignano d'Asti, quindi ci siamo documentati, e nasce proprio... non Nina sapeva volare, quella canzone la conoscete? Ora mi scappa il titolo, comunque poi semmai ve ne faccio vedere 10 secondi di frammento. Com'è? Nina era la sua amica d'infanzia di Asti, quindi noi abbiamo fatto una ricerca di questo tipo, i ragazzi hanno imparato la canzone, l'hanno cantata e suonata. E poi abbiamo fatto il filmato intermezzato da alcune immagini d'epoca. Purtroppo questo filmato io però l'ho dovuto levare dalla rete per problemi di copyright, perché anche nelle audioguide, quelle fatte tutte dai ragazzi, avevo avuto l'idea di mettere come sigla iniziale e finale qualche battuta della canzone Come bella la città di Gaber. E all'inizio l'ho fatto un po' ingenuamente, no, questa cosa. Poi, partecipando al Medea, le condizioni del Medea erano che tutto dovesse essere coperto da licenze, da permessi. E allora ho scritto alla Curci Editori, che è la casa discografica di Gaber, che in via eccezionale mi ha permesso di, a condizione di pagamento, l'abbiamo dovuto pagare, 200 euro più IVA.
240 euro, che siccome nel finanziamento 2.0 il denaro che avevamo ricevuto era utilizzabile solamente per l'hardware, per materiale inventariabile, abbiamo avuto dei problemi, perché non lo potevamo, sembrano stupidaggini, ma no, su 30.000 euro questi 240 non ci stavano. Comunque siamo poi riusciti a avere questa liberatoria. E invece per Gaber, per De André, ho scritto alla Fondazione De André, però mi hanno detto: guardi che qui è fuori come immagini, è fuori come, anche se i ragazzi hanno cantato la canzone, dice: noi come Fondazione De André siamo contentissimi che il poeta, autore, maestro di vita, Fabrizio, sia studiato nei libri di scuola. Però sappia che lei è fuori regola. E allora per Medea io ho levato il podcast dal sito e ce l'abbiamo nel cuore, però non è pubblico per questo motivo, perché ho paura che mi piantino delle storie. Ecco. Ora magari col tempo poi proverò a scrivere, a vedere se riesco a farlo passare. Allora, eh no, perché sono poi problemi seri quando si produce un video, queste cose qua, e nessuno ti regala niente. Anzi, 240 euro me li hanno fatti passare come regalo. Dice: in via eccezionale le diamo il permesso. Ecco. Tutte le altre sono che c'è Creative o... Scusa, create? Tutte le altre che sì. Sì, 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 tutte scaricabili tramite podcast sul proprio device. Sono riutilizzabili? Sì, sì, certo. Sì, 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 sono tutte a posto. Come? Alberi in città, sì. Sì, esatto, quelle, ecco, ecco. Ma io le ho pubblicate, dunque materiale realizzato dai ragazzi, tutto fatto da loro. Io ho, allora l'attrezzatura è, dunque per fare podcast si possono fare anche con PC, però ho capito che era una roba un po' complicata. Allora mi sono interessata da chi era già passato da questa esperienza e mi hanno tutti detto: se vuoi andare alla grande coi podcast, attrezzati di materiale Apple, perché è così. Allora noi abbiamo preso la spesa più cospicua, un server Apple, però queste cose si possono fare anche con un server più modesto, cioè con un Mac Mini e un Mac fai tutto, perché è sufficiente. Noi abbiamo preso un server OS X più potente e poi abbiamo usato il sistema Podcast Producer che ti permette, vuoi, di fare con una certa facilità, ora questo lo gestisco io, non è proprio immediato, però di fare un portalino con due pagine, wiki e blog. E poi invece l'immissione dei podcast è una cosa veramente invisibile e trasparente, è molto semplice. E chiaramente queste guide non sono di altissima qualità né tecnica, insomma sono fatte dai ragazzi. Io ho fatto questa scelta e poi soprattutto la potenza è stato il sistema Podcast Producer che permette di fare podcast al volo, cioè c'è questo programma per cui tu puoi o inserire un filmato esterno oppure direttamente, io adesso lo potrei anche fare col mio iPhone, magari poi lo faccio, vediamo se riusciamo, faccio una ripresa a voi. Poi ho un'app che costa circa 2 euro, 2 euro e mezzo, sapete che le app costano poco, e io con la mia un'app che mi permette di caricare nel server ad asti il filmato, un filmatino, dopodiché andiamo sul mio sito e lo troviamo scaricato e ci vediamo dopo 5 minuti. Lo facciamo alla fine proviamo, dovrebbe funzionare, cioè l'ho già fatto e ha funzionato sempre.